Ma credo che sia abbastanza semplice. Se dovessi raccontare il mio mondo, lo racconterei in una maniera assolutamente semplificata. Tutto il mondo digital è semplicemente uno strumento, quindi tutto quello che è uno strumento è, per l'amor di Dio, ben accetto. Quindi più strumenti arrivano, meglio è. Non ho mai immaginato che la digitalizzazione potesse diventare il motivo per poter fare questo mestiere, quindi per me rimane uno strumento molto efficiente, alcune volte molto efficace, ma è uno strumento. Quindi alle spalle di tutto quello ci vuole una costante ricerca, una costante qualità di progetto. E poi sulla globalizzazione, io credo che Marco Polo ha globalizzato in tempi non sospetti, o ancora prima i romani, o prima ancora i grandi movimenti sui territori europei e cinesi, immagino. Quindi, se per globalizzazione si intende dire la velocità di trasmissione dei dati, anche questo è uno strumento, è un elemento di comodità. Quindi, in tempo reale, io riesco a dialogare con qualcun altro dall'altra parte del mondo. Ma se per globalizzazione intendiamo una cosa più sofisticata, quindi uno scambio più delicato di idee, di cultura, di modi di pensare, di lavorare, di vivere, allora rimango rigorosamente legato a una specie di visione del passato. È una condizione molto colta, è anche una condizione molto difficile. Ma io credo che nel processo creativo la cosa che conti veramente è il dialogo. Non ho mai creduto alla versione romantica della creatività tout court e non ho mai nemmeno creduto alla versione tecnocrate della capacità di un materiale o di una tecnologia di poter fare alcune cose. Ho sempre pensato che i prodotti, qualsiasi prodotto, che sia un'architettura, che sia un interno o che sia un oggetto di design più o meno grande, tutti questi mondi sono legati da un dialogo. Senza un eccellente cliente non c'è possibilità di fare nessun progetto buono. Non parlo di eccellente progetto, ho usato volutamente l'idea che un progetto possa essere un buon progetto. Ma per fare un buon progetto abbiamo bisogno di eccellentissimi clienti e questo è il trucco. Devo dire la verità, non ho la più pallida idea di che cosa si stia modificando negli stili di vita, o meglio, ne percepisco alcuni cambiamenti. Lo stile di vita non è un hashtag, lo stile di vita non è Facebook, lo stile di vita non è una realtà virtuale tout court, lo stile di vita non è la connessione costante, presente e continuata 24 ore su 24 con qualcuno da qualche altra parte del mondo. Se per stile di vita intendiamo lo stile di vita quello vero, e per essere onesti non ho neanche precisissimo in mente quale sia lo stile di vita quello vero, ma con un briciolo di umanità mi immagino che lo stile di vita sia la capacità di poter conversare ancora con delle persone, sia la capacità di potersi sedere e toccare una superficie che potrà essere in futuro un tavolo, più o meno come succedeva in passato, peraltro. Se lo stile di vita è la capacità di aprire un libro, che sia esso elettronico o cartaceo, o ascoltare musica mettendo un LP, CD, o semplicemente inserendo una chiavetta o digitando su un computer della musica, credo che gli stili di vita alla fine tornino tutti quanti a riferirsi verso una specie di mondo legato alla nostra tradizione. Continueremo a mangiare, magari mangeremo più crudo, meno cotto, mangeremo più bio, meno bio, non lo so.
Però continueremo a cibarci, continueremo a sederci, continueremo a chiacchierare, continueremo a leggere, continueremo a ascoltare la musica, continueremo ad appendere i vestiti. Ma i riferimenti sono tanti, la bellezza di avere riferimenti è di averne tanti. E tanti riferimenti vuol dire il riferimento numero uno è la vita. Più riferimento di così, ti guardi intorno, i rumori, i vestiti, i profumi, le voci. E poi tutto quello che permette a una vita di essere una vita o di essere vissuta, quindi cultura, libri, musica, film, pittura, poesia, gossip, quel pizzico di cialtronaggine che aiuta sempre. Cioè, questi sono gli elementi che secondo me fanno, almeno per quanto mi riguarda, fanno da punto di riferimento, da punto di ispirazione. La prima immagine di riferimento che mi viene in mente dell'architettura sono le rovine, sono le cose consumate dal tempo, sono questi mondi che hanno attraversato anni e anni e secoli probabilmente e che in qualche maniera sono stati intaccati e ritrasformati in un'altra cosa. Se posso aggiungere un secondo esempio di architettura, mi vengono in mente i pilastri di acciaio, o almeno i moncherini che sono rimasti del padiglione di Mies van der Rohe a Barcellona. Anche lì il paragone con l'architettura di Pompei o l'architettura dell'antichità o l'architettura dell'altro ieri che è semplicemente consumata, sono molto sensibile su questo argomento. Mi piace l'idea che le cose si consumino e che si trasformino. Nel design ho un catalogo talmente ampio che mi risulta difficilissimo, però mi vengono in mente non una cosa sola, ma mi vengono in mente tre. La prima è la puntina, la classicissima puntina che serve per fissare i disegni sui tavoli o sui muri. Gli americani un sacco di tempo fa hanno modificato la puntina e l'hanno trasformata in pushpin, quindi un affarino che permette di essere impugnato con due dita, pollice e indice, e puntinare. Il secondo è una cosa che quotidianamente noi utilizziamo più o meno, ed è quella specie di pinza che serve per tenere fermi i fogli, in dimensioni gigantesche o in dimensioni microscopiche. C'è questa pinzetta, questa specie di molletta che ogni volta che la vedo mi risulta la quintessenza dell'idea di design. È perfetta, non gli manca assolutamente nulla. La terza invece è un pochino più complicata ed è tutto il mondo che ruota intorno a noi ed è disegnato in qualche maniera intorno a quello che noi chiamiamo oggigiorno elettronica. Quindi questi devices, questi oggetti che in qualche maniera fanno parte, ai noi, volutamente o non volutamente, della nostra vita. Questa è una vita straordinaria, è una vita da privilegiati allo stato puro. Riusciamo a fare delle cose, c'è qualcuno che prende il rischio di farle per noi, ci pagano, piccolissimo dettaglio, secondo me neanche tanto infimo, e alla fine io credo, almeno per quanto mi riguarda, mi diverto moltissimo. Se devo dire, cambierei forse tutto questo, ma non sono proprio sicurissimo. Cambierei tutto questo per poter sciare tutto l'anno, in plurime zone, plurime situazioni. Mi piacerebbe
salire sui ghiacciai perenni dell'India o sciare semplicemente sulle montagne qua dietro a Milano, insomma sciare. Però posso fare una scelta un po' da compromesso. Un anno faccio l'architetto e un anno faccio lo sciatore, così insomma le prendo buone tutte e due. Se volessi fare l'intellettuale pomposo e un pochino, come direbbero gli inglesi, stiff, quindi con la puzza sotto il naso, le direi la zona della mia casa che contiene i libri. Però per me i libri, così come la cultura, sono un elemento privatissimo ne vado molto fiero e contemporaneamente sono molto molto geloso di questa privacy, quindi mi piace molto l'idea che quello che io leggo, quello che è la mia cultura nel bene o nel male, è comunque un mio lato privatissimo. E quindi non parlo di quello. La camera, secondo me, più importante della mia casa è il guardaroba. Alla fine, facendo di fatto mi pagano per quello, quindi da mercenario puro devo alcune volte metterci la faccia e quindi mi sono in qualche maniera, volente o nolente, trasformato in personaggio pubblico, non pubblicissimo ma un pochino pubblico, e quindi il mio guardaroba, posto che io adoro, e poi essendo smorfiosissimo il guardaroba è un luogo fantastico, mi permette di essere ancora più smorfioso. E soprattutto mi permette di essere pubblico.